Volevo parlare del mio predecessore di Napoli, che mi ha lasciato una squadra veramente in salute a livello atletico, mi ha lasciato una squadra con un grandissimo senso del dovere, quindi una squadra che si allena bene, che ha la cultura del lavoro, quindi tanto merito di questo. È il suo. Io ho visto giocare la Cavese, ma al di là di dove andare magari a focalizzare le mie visioni, credo che sia una squadra che ha fatto del ritmo, dell'intensità una propria forza, quindi automaticamente ci sarà da andare a lavorare su altre situazioni, fermo restando che io eredito una squadra che è sempre stata in partita, una squadra che è sempre stata all'interno del match. Quindi ora andare a puntare, magari a focalizzare un po' troppo quelle che sono le cose che magari potevano andare meglio, noi lo sappiamo dove dobbiamo andare a focalizzare le nostre attenzioni. Ci vogliamo andare con i piedi di piombo perché ci sono tre partite in una settimana abbondante, molto importanti, come sono importanti tutte quante le partite, per cui sappiamo dove dobbiamo intervenire. Sì, io ritrovo quattro giocatori che ho allenato già, quindi tre a Sorrento, Bagé, Loreto, Vitale e Fella alla Nocerina. Quindi con grande piacere ritrovo loro, ma anche con grande piacere vado a conoscere altri giocatori. Ora, la società mi ha detto che qualora dovesse esserci bisogno di poter intervenire in qualche modo per potenziare la squadra, loro sono pronti, chiaramente non facendo spese folli in una logica sì, che possa rientrare nel budget, per cui essendo appena arrivato credo io che per almeno un paio di settimane non arriveremo a parlare di questo, perché l'impellenza è quella di andare a lavorare sulle partite che ci sono. Una volta avuto un quadro un po' più preciso di tutto quello che ci abbiamo davanti, allora poi a quel punto potremo vedere un po' dove andare a intervenire. È vero, squadra costruita sul 3-5-2, però una squadra che poi ha dovuto fare di necessità virtù per via di alcuni infortuni nel reparto difensivo, per cui è passata una difesa a 4. Io non vorrei, intervenendo ora e avendo veramente pochissimo tempo, quasi nulla per lavorare, andare a mettere incertezze. Io devo mantenere quello che trovo, quindi diciamo che pur essendo stata costruita su un 3-5-2, mancando qualcosa dietro, sono dovuti passare per forza una difesa a 4. Partiamo da una difesa a 4, è chiaro che poi dopo potremo modulare. Una volta che saremo tutti quanti utili e arruolabili, allora a quel punto cambia, perché ci sono più coppie di lavoro, più situazioni spendibili, anche come cambi all'interno della partita. Le emozioni sono tantissime, elevate, positive, belle, perché credo che allenare la Cavese sia una cosa che non tutti possono avere questo grande pregio o questa grande fortuna. Allenare qui è una cosa bellissima, quindi sono felicissimo di ritornare qui in questo posto. Un posto che mi ha dato tanto, sono stato in un periodo difficile di lockdown, tutti quanti chiusi nelle case, non ho potuto neanche vedere e conoscere la tifoseria, che però mi ha dato modo di capire, anche se lo sapevo già, perché Cava è una piazza molto molto nota. Non mi scorderò mai l'ultima partita con l'Avellino, una squadra già con noi già retrocessi, loro che si giocavano al secondo posto, un qualcosa di incredibile fuori dallo stadio, giusto per far capire che cosa vuol dire venire qui.
a lavorare in questo ambiente, un ambiente che vive di calcio, un ambiente che pretende ma che dà prima di pretendere, quindi questa è la cosa bellissima, quindi l'emozione è un'emozione veramente molto importante. Ai tifosi voglio dire che per quanto mi riguarda prometto il massimo impegno, grande dedizione, di dedicare tutta la giornata, tranne le 8, 7, 8 ore di sonno sul lavoro della Gavese, perché chiaramente uno deve anche un po' riposare, no? Però dedicherò veramente tutto quello che ho dentro per cercare di onorare la loro grande passione, la loro grande appartenenza, la loro storia, che è una storia importantissima, e quindi noi dovremmo essere all'altezza della storia di una tifoseria molto importante nell'ambito calcistico nazionale. Io mi aspetto tantissima responsabilità da parte dei giocatori, l'ho detto ieri, quando c'è un cambio tecnico non bisogna nascondersi dietro a niente, quando c'è un cambio tecnico è molto importante trovare responsabilità, è molto importante andare a cercare dentro se stessi una forza per poter andare in campo nel modo giusto, con la giusta voglia di far vedere che comunque si hanno le potenzialità di poter fare bene, perché un allenatore paga poi un po' per tutti, ma la responsabilità da parte dei giocatori è fondamentale. Perché io ho vissuto quando ero giocatore dei cambi tecnici, e quando andava via un allenatore era una sconfitta, era una pugnalata nel cuore per tutti quanti. Quindi io voglio una squadra incazzata, sicuramente, decisa, convinta, una squadra che non si dà, che sta sempre sul risultato, ma una squadra propositiva. Sì, io ero partito sinceramente per andare l'altro ieri, per andare a Latina, avevo appuntamento alle 3. Non per chiudere, perché sennò, se fosse stata una cosa chiusa, io non sarei andato manco a Real Madrid, perché quando si chiude una cosa sulla parola, la parola vale più di ogni contratto già sottoscritto. Uno va, anche che ti chiama Real Madrid, e dici: no, io non posso venire perché ho dato una parola. Dovevo andare alle 3 a Latina per limare alcune situazioni, e poi dopo è venuta fuori gradevolmente questa situazione. Io ero in viaggio e mi sono fermato a Napoli dalla società, e per me è stata una cosa bellissima, perché io volevo tantissimo questa cosa qua, e non me ne vogliono a Latina perché nulla, anzi li ringrazio per essersi messi a disposizione mia, dei collaboratori, in tutto e per tutto. Però poi alla fine, come magari una società sceglie un allenatore dopo magari aver fatto qualche colloquio, può anche succedere che un allenatore preferisca andare a lavorare in un ambiente bellissimo, magico, magico, e poi starà a noi renderlo ancora più bello e ancora più magico.